ringrazio dell'invito sia all'associazione e Maurizio che mi vuole molto bene. Siamo rimasti colpiti con Elena dalle opere che abbiamo visto, no? Molto spesso si guarda un'opera e si passa così quasi, diciamo, senza aver colto nulla. Invece queste opere lasciano il segno. Questo nostro evento del Movimento Arcaista, che oltre alla vostra mostra nella chiesa di Santa Maria in Castello e alcuni artisti anche all'interno di questo chiostro San Marco, prevede appunto anche la grande mostra di Giuliano Ottaviani per i suoi 50 anni di carriera. Quindi quest'anno festeggia 50 anni di carriera e io per noi è stato. Per quanto riguarda il maestro Ottaviani non lo scopro io, 50 anni di carriera sono tantissimi, cioè un artista che dà la vita all'arte vuol dire che ha percorso tutto, qualsiasi tipologia, qualsiasi pensiero, ha attraversato mari, monti, quindi ha fatto dell'arte la sua vita, le sue opere parlano in modo pregnante, e sia nella prima maniera quando lui racconta anche i momenti, diciamo così, più particolari della guerra, perché probabilmente ha vissuto anche determinate condizioni reali e determinate condizioni sociali. Per cui è un percorso che ha fatto del maestro, diciamo, un'essenza di vita, un'essenza di pensiero, un essenzio spirituale, raggiungendo poi alla fine a queste opere magnifiche, le sculture, che sono la sintesi veramente di un atteggiamento proprio spirituale proposto all'interno della figura umana. Quindi io veramente ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e devo dirti grazie perché le tue opere rimarranno in eterno, perché l'arte è sempre eterna. Diceva il grande Leonardo, quando lo interrogavano, che cos'è l'arte, maestro? E lui rispondeva, l'arte è una concezione mentale. Allora, riflettiamo su queste due righe, che cosa significa concezione mentale. Cioè, ci sta il mondo, ci sta il pensiero spirituale, umano e divino. Quindi ti ringraziamo per questa bella grande mostra. Che, come dicevo prima, l'arte ti dà la possibilità anche di, come dire, di svelare quello che non dici. Ecco, tutto qua senza andare fuori. Titti è diventata con gli anni una sorella, è una di quelle persone che senza di lei forse il movimento non sarebbe ripartito, perché quando ricevi tanto affetto, quando ricevi tanto entusiasmo e quando ricevi anche tanta dedizione, Titti in passato ha organizzato per il Movimento Arcaista eventi straordinari a Bari, nel tutto il palazzo della Camera del Commercio, organizzò un evento per il Movimento Arcaista straordinario con Attilio Romita, direttore del TG1 che teneva la conferenza, insomma ci fu un evento straordinario, quindi ecco, questo è anche essere attivisti con il Movimento Arcaista, qui non si chiedono soldi a nessuno ma si chiede voglia di partecipare a lanciare il messaggio che l'arte deve tornare ad essere bellezza.
questo è il movimento arcaista. L'unione, okay? Fa la cosa. Quindi si lavora assieme. Guarda, io naturalmente, come dicevo oggi, ho studiato un po' tutte le opere, non conoscendo gli artisti, però le opere, come ho sempre detto, parlano, hanno qualcosa da dire, da trasmettere. Questo di Rossella è un simbolismo universale che coglie l'essenza attraverso, come dire, i sistemi planetari, mettendo al centro di questo universo proprio la figura umana, perché spesso tu vedi sempre questa donna, l'uomo, e comunque è l'uomo al centro dell'universo, che è una teoria anche letteraria, non solo filosofica e artistica. Per cui è una, come dire, un tipo di arte che in questo immenso universo dice qualcosa. Non siamo soli, i pianeti ci accompagnano, la luna ci accompagna, il sole ci accompagna, la vita stessa ci accompagna, perché la vita attraversa l'universo. Colpito questa estrazione che in alcune opere che viene proprio tra la luce e l'ombra, no? È un astrattismo particolare, perché utilizza colori un po' personalizzati anche, forme personalizzate, e questo dà il modo di poter esprimersi come meglio crede e tirare fuori quello che c'è dentro l'anima di una persona, di un artista. Naturalmente io vedo nelle opere, come dico a tutti, un vissuto dietro, una presenza esperienziale che ognuno porta nella vita, ognuno trasforma. Perché poi questa sarà una mostra che non finirà mai, no? Quindi ogni 3 mesi ci saranno 9 artisti che esporranno all'interno di questi prima 5 e poi 10, poi saranno 15 attività commerciali che in contemporanea ospiteranno queste mostre, e quindi sarà un percorso continuo che ci riporterà poi alla prossima estate, dove riorganizzeremo la seconda, diciamo, la prima edizione, questa, diciamo, la edizione zero, e poi si andrà avanti, insomma. Quindi un in bocca al lupo al Movimento Arcaista, un ringraziamento a tutti gli artisti che hanno scelto Tarquinia per esporre le proprie opere, e quindi arrivederci, diciamo, ai prossimi giorni e al prossimo anno. Grazie a tutti. E noi ringraziamo a te.
I am down on the soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait in the silence until you come and see the world with me. Bellissimo, bellissimo. Certo, i geni sono quelli. Maria Delfina, mi hai fatto fare una scoperta, io sono un amante di vino, tra l'altro il Barolo è, credo che sia un vino straordinario. Questa scoperta, come è nato in questa maniera, è stata qualcosa di straordinario. Quindi comunque complimenti per il tuo libro, tra l'altro molto scorrevole e molto descrittivo. Velocità da una finestra c'è uno spazio, invece lì c'è sempre movimento, quindi c'è una prospettiva e delle riflessioni si focalizzano concentrata per un tempo relativo di passaggio su qualcosa, quindi una riflessione su qualcosa, ed è una raccolta di poesie di 30 anni, diciamo, da tanto tempo. In particolari che mi hanno colpito e che secondo me meritavano un appunto, erano appunti, diciamo, di viaggio, proprio di barca. Ma quindi tu praticamente sei una navigatrice? Assolutamente, ci abitavo Fantastico. Nella barca perché quindi era il sogno sin da piccolo. Chi meglio di una navigatrice anche per far parte dell'equipaggio del movimento Arcaista e della nave Arcaista. Straordinario, vedi, abbiamo già un marinaio appunto che conosce il mestiere. Il naufragio. In un battibaleno squarciò le nubi e piombò impicchiata nel noto studio, piantandosi al cospetto del vate. Quando ti dissi, qui c'è Circe, non ci perdere molto tempo. Che cosa intendevo dire se non che doveva trattarsi di una sosta breve, toccata e fuga? Ma perché non hai obbedito? Mettersi a fare il ruffiano di una svenevole e rivoltante baldracca, rancida e avvizzita, licenziosa nel linguaggio e traviata nel comportamento. Avere un sorriso dalle foglie, così bagnate di rugiada, così inzuppate di poesia. Qualcuno lo scambiava per un mago, qualcun altro per un pazzo visionario, con una penna in una mano e nell'altra forse un diario. Aveva smesso di litigare con il mondo perché il mondo. Con un libro che è un romanzo, ma è un romanzo che parla di valori della vita, che parla di persone straordinarie, che parla di persone che molti di noi riterrebbero magari inferiori, ma che invece sono molto superiori a noi, con un libro dal titolo Diversità Splendore. Il vincitore è Gianluca Piattelli. Il libro parla di un autista, di uno scuolabus per ragazzi disabili. E ovviamente la storia è meravigliosa. E Gianluca se lo merita ampiamente. Grazie. Volevo dire che la maggior parte delle persone premiate io oggi è la prima volta che le vedo. Non so se rendo l'idea. Cioè qui viene premiato il lavoro che voi fate, non perché ci si conosce o per altri motivi.
o perlomeno ho visto la prima volta al giorno dell'inaugurazione, tanto per dirci, ok? Quindi Gianluca, complimenti. Il vincitore assoluto del premio internazionale arcaista è Massimo Nesti con l'opera. La dici tu l'opera, perché mi sta venendo da piangere, scusa, sono troppo emozionato. Girone dantesco, eccolo. E adesso dici qualcosa tu. Dunque, l'emozione è forte. E trovare le parole, diciamo, è difficile. Però, innanzitutto, i ringraziamenti. Io ringrazio i miei genitori che mi hanno dato la possibilità di intraprendere questo tipo di attività creativa, che mi hanno aiutato sempre, sempre. E in ogni fase della mia vita mi hanno sostenuto sempre, ma sempre proprio, anche in momenti molto molto difficili. Quello che è bellezza, quello che ti fa emozionare, quello che davanti a un quadro di Guido Reni, di Mattia Preti e di altri, di 500 anni di storia dell'arte e più, Boccioni anche, tu guardi e ti emozioni, tu guardi e ti interessi, tu guardi, ma soprattutto ti immergi proprio nell'immagine e vuoi saperne di più, ancora di più, e così nasce la passione